adesso che lo so che te continueresti da solo senza di me, carino, vivo più serena, va benissimo. Tu non devi entrare nel mio cervello, non lo sai, sta zitta, zitta un secondo, mi fai parlare? No, io continuo, sì, è un gioco. Ti dico, sei una... da perché io penso una cosa, no, non lo so, zitta. Hai detto, sei una... da perché se ci dividono, non devi continuare il gioco. Non è che non ha senso, non hai sentimenti, te ne frega un... Vabbè, ma Edo, ma perché la devi fare... Ma perché la devi fare stare così? Noi siamo una squadra. Era un discorso di... Ma non è per la vincita, è proprio un discorso di... A livello sentimentale, emotivo, Edoardo. È motivo di che stavamo che non ci puoi continuare di me. Non ce la puoi stare sola qua sapendo che tu non ci sei o dove stai o dove sei finito, punto. Tu non la pensi così. Che cazzi tuoi, va bene? Cioè, ma veramente, Edoardo? Scusa, ma te a casa riesci a non vedermi per 6 mesi e qua non riesci a non vedermi per 1 mese, non capisco. Hai capito? Non fa la piega il finale. Vabbè, ma tra fratelli è così, avete già fatto pace? Ma su, ma ragazzi, sì. È così, voi adesso perché non ci conoscete, ma noi litighiamo due minuti, poi facciamo pace, manco ce lo diciamo. H24 così. H24 ma così. Ma certo, cioè, capisco benissimo, però alla fine Gwendalina è stata carina perché lei ha fatto una scelta di cuore, Edoardo.